Allora, oggi la protesta in Cittadella regionale. Qual è lo scopo di questa protesta e chi partecipa? Siamo qui in molti, come potete vedere, siamo trattori da tutte le province della regione. Siamo qui a dimostrare che siamo stanchi e che non ci sentiamo rappresentati da un ente che ci ha abbandonato. Come potete ben vedere e sapere, i nostri genitori sono riusciti con pochi ettari di terreno a portare avanti famiglie, a mandare i figli a scuola. Noi oggi con molti appezzamenti non riusciamo ad andare avanti, non riusciamo ad arrivare a fine mese. E loro devono comprendere questo e fare azioni imminenti per darci sollievo e sospiro, perché non ce la facciamo più ad andare avanti. Allora, la situazione è diciamo questa: gli agricoltori di tutta la regione, di tutte le province della Calabria, oggi protestano in Cittadella regionale. Il Covid, l'aumento dei prezzi delle materie prime, la guerra, ha causato quale situazione? La situazione che potete ben vedere, non riusciamo più a portare avanti le nostre aziende, a portare il cibo in tavola, non ce la facciamo veramente più. L'aumento dei costi per, diciamo, per dare vita alle vostre attività, per portarla avanti, di quanto è stato e soprattutto quali sono gli elementi che sono aumentati maggiormente? È triplicato tutto, dal gasolio agricolo che l'anno scorso costava 70 centesimi e ora è arrivato a costare anche 1,70 euro. Il concime, i fertilizzanti, è tutto triplicato. Non riusciamo a portare avanti le nostre colture, anche perché i prezzi alla fine dei nostri prodotti sono rimasti invariati, se non sono scesi del tutto. Questo anche perché ovviamente è vero che i cittadini magari non possono sostenere degli aumenti di costo, ma dei prodotti, insomma, di beni primari, ma anche voi con l'aumento dei costi e senza nessun aiuto non riuscite ad andare avanti. Hanno chiuso delle aziende o sono in procinto di chiudere delle attività? Se sì, più o meno che percentuale? Ma già più del 40% delle aziende sono già chiuse e stanno per chiudere, quindi è veramente una situazione drammatica. Cosa chiedete alla Regione Calabria e al governo, anche se adesso? Aiuto, veramente aiuto, abbiamo bisogno di loro.